Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video molto particolare perché è uscita una nuova collezione di Kiko. Sapete tutti che Kiko sforna edizione limitata a raffica e questa volta è uscita la collezione nuova Precision Rituals. Io l'ho appena vista perché sono stata al centro commerciale per fare un giretto così perché dovevo prendere delle cose e ho visto che c'era la nuova collezione, quindi il pack è stupendo, bellissimo e quindi ta-da! Ho acquistato qualcosina. Allora, devo dire che il pack è fantastico. Di tutti i prodotti ero molto elettrizzata, volevo prendere di tutto e di più, però poi mi sono detta: vabbè, acquisto qualcosa così e poi in caso per i saldi mi darò vita. Mi scuso per il trucco, soltanto ho rimesso il rossetto, però ho la faccia sfatta perché sono ritornata adesso. Allora, qui abbiamo lo scontrin e abbiamo diverse cose. Allora, vi faccio vedere i packaging, che sono di una cosa pazzesca e mi piacciono tantissimo. Assomigliano tipo ai mandala o mandala, sarebbero quei quelle specie, cioè sono quei disegni che fanno, non mi ricordo se sono sugli arabi che li fanno, tipo per i matrimoni, non so se li avete mai visti, e sono fatti con l'henné e sono stupendi. Questi sono i packaging proprio dell'edizione di Ritual, giusto? Sì, Rituals, Precision Rituals di Kiko, e sono questo con il pack viola bordeaux, di più viola, e questo con il color ruggine. Sono bellissime, cioè già visti così sono spettacolari. Esco tutto quello che ho preso, così ve ne parlo e tutto. L'unica cosa che non fa parte di questa collezione che ho preso è un Lasting Matte Veil di Kiko, ovviamente. Ho preso la colorazione 05, che ve la swatcho, perché sono di quelle tinte labbra un po' più particolari, che sono queste qua. Questa vi ho detto che è la 05, ve la swatcho perché è giusto che ve la faccio vedere anche questa. Ovviamente ho preso un colore così a caso che io di norma non uso, sarebbe un malva, eccomi qua. Bene, per non smentire mai la situazione. Allora, c'erano diversi prodotti, tra cui il fondotinta, un correttore, un olio e tante altre cose. Fondotinta e correttore non li ho presi perché, sinceramente, primo andavo di fretta, infatti ho preso le cose più particolari, e secondo, il numero uno mi sembrava scuro, però lo devo provare, non è detto che sia troppo scuro per la mia carnagione. Per quanto riguarda il correttore, vi ripeto, ero insicura e quindi ho voluto prendere l'olio, che è scusate, il siero, che è Precision Rituals Radiant Vegan Serum ed è 30 ml di prodotto. Il pack è questo, molto molto bello, cioè guardate, stupendo, veramente stupendo. E vi faccio vedere la confezione, che è questa. Vedete, c'è anche qui il mandala o mandala. Sono bellissimi, questi li fanno anche come tatuaggi, proprio alcune persone li fanno anche come tatuaggi. Il profumo è tipo zenzero. Sì, sembra zenzero. Eleonora Matti. Eleonora è pazza dello zenzero, quindi sicuramente gli piacerà l'odore. Di questo vediamo cosa dice. Questo è un siero viso idratante per una pelle rigenerata e radiosa, arricchito con olio di mandorle e olio di semi di sesamo e moringa, ed estratto di centella asiatica al profumo di zenzero. Vedete, il profumo è di zenzero. Quindi questa la proverò sicuramente, ma poi i prodotti li proverò. Ditemi se li volete vedere qui in azione oppure su Instagram. Scrivetemi un commentino e io lo farò sicuro. Poi un'altra cosa che sinceramente mi ha fatto molto curiosità è questo profumo solido. E nella confezione è così, vedete, molto molto bello. Di questo colore vinaccia, cioè vedete, questo. Cioè, tatuaggio stupendo verrebbe. Ed è un profumo solido. Io ho detto, ma
Può essere veramente. Il pack è bellissimo. Cioè, guardate qua che pack. Ed è stupendo, veramente. E il profumo è fatto in stick. A me all'inizio, proprio al primo impatto, mi sembrava un primer viso. Invece è uno stick. E voi mi mettete il profumo tipo dietro le orecchie. A me l'ha fatto mettere sul polso e devo dire che il profumo rimane. L'avete presente quelle creme? Cioè, non quelle creme, quegli oli che mettono quando c'è la vi fate tipo i massaggi nella spa e sentite quegli oli, quei profumi, proprio tipo delle cose. Mamma mia, bello, bello veramente. Questo lo utilizzerò e vi farò sapere in caso. Anche la mia amica ha sentito l'odore, quindi sicuramente lo vorrà pure. Poi ho preso due matite. Allora, due matite. Una matita e un rossetto liquido. Per la matita è Precision Ritual A-Primer e Shadow. Queste sono le matite duo. Io ho preso la colorazione 04. Queste matite sono quelle duo, in una parte abbiamo il primer e nell'altra abbiamo il colore. C'erano quattro colorazioni, ho preso la 4 perché tra virgolette era quella che mi piaceva di più. Aspettate che lo riesco ad aprire, vedete? Qui abbiamo il primer, questo ovviamente è il primer per gli occhi ed è ovviamente così, come lo vedete qua. E poi ho preso questo colore perché mi sembrava diverso da altri colori che io posseggo. Questi li potete mettere e li rimangono. Il colore è questo ed è di una specie di grigio che va sul verde. E quindi ho pensato che era un colore che di solito io non ho ed è ovviamente questo qua. Ed è molto molto bello anche questo. E poi ho preso un rossetto liquido, ho preso un rossetto, belli, il pack è bellissimo, il pack è questo, sempre vinaccia, la colorazione che ho preso io è la 05 e indovinate che colore potrebbe essere. Il pack ve lo faccio vedere proprio così, vedete, c'è il disegno qui, c'è. È molto molto bello, si apre così ed è in stick e ovviamente non poteva che non essere un malva. E la parte di sopra è tipo con dei puntini, però è normale, va, non c'è nessun disegno, però è una colorazione molto molto particolare. Ovviamente il colore è questo qua. Ed era quello che mi piaceva di più degli altri. Poi andiamo ai pezzi forti. Ho preso questi tre prodotti. Allora, vi dico cosa ho preso. Ecco, allora vi faccio vedere prima i prodotti per il viso e poi vi faccio vedere quale palettina ho scelto. Allora, per prima cosa ho scelto un duo che è lo 01. Il pack è così ed è lo 01 Golden Sand. Molto indecisa, le avrei prese tutte e tre, mi piacevano troppo. Il pack, cioè il pack è una cosa pazzesca. Guardate, c'è il legno, cioè è bellissima. L'apertura è così a scatto. Sentite? Aspettate che ve la faccio sentire. Comunque è così. E vi faccio vedere che qui abbiamo uno specchio e qui abbiamo i due prodotti. E sono dei blush ed è un blush con un illuminante ed è bellissimo. Vi faccio lo swatch, sì, vi faccio lo swatch dell'illuminante del blush, bellissimi. Cioè, prima di tutto guardate il disegno che c'è, cioè spettacolare, veramente spettacolare. Questa collezione mi è piaciuta tantissimo.
Ho preso questo che è un color neutro sul mio viso perché la commessa mi consigliava l'altro colore, però mi sembrava troppo sgargiante. Però gli ho detto: guarda, lo prenderò sicuramente quando ci saranno gli sconti. Allora, il pack è un po' diciamo più pesante degli altri, però cioè, guardate che finezza, cioè una finezza incredibile, ditemi voi. E l'altro è il bronzer. E ho preso lo 01 Honey, che sarebbe quello più chiaro. Il pack è uguale, vedete? Questo è il blush e questo è la terra. Il bronzer, scusate. La stessa cosa vale per questa, per la forma di apertura. Ovviamente anche in questo c'è lo specchio, la plastichina di sopra e guardate che sciccheria. Cioè, ditemi voi se questa non è una vera e propria sciccheria, cioè, veramente, mi fa anche un peccato toccarla, cioè rovinarla. Bellissimo anche il colore, chiaro ovviamente, perché io sono chiara e quindi non volevo un effetto troppo, questo qui, non volevo un effetto troppo abbronzato che mi faceva macchia, perché non essendo anche pratica, avrei voluto qualcosa di semplice. E andiamo alla palettina. Io ho preso sono uscite due palettine, io ho preso una sola. Poi è uscito anche l'eyeliner, il mascara e altre matite, se non mi sbaglio, una matita per sopracciglia e una matita per gli occhi che io non ho preso. Come palettina ho preso la 01 Earth Vibes. Vi faccio vedere la differenza del pack. Questo è dove c'è il blush e questa è la palettina ed è bellissima, cioè questo è un bellissimo colore, cioè guardate qua, è proprio tutta non è in rilievo, però si sente il disegno di sotto. Guarda come le mie unghie. Forte, non ci avevo fatto caso. E la colorazione, ce n'era una con la parte rosa, ovviamente sempre specchio, e io ho preso l'altra. Un po' era, devo dire, quella che mi sconvolgeva di più ed è questa. Bellissimi i colori, bellissima la forma, mi piace tutto, cioè non c'è una cosa di questa collezione che non mi piace. Gli ombretti sono di una setosità che vi devo dire pazzesca. Ormai pazzesca e pazzesca, guardate qui le mie dita, cioè, poi ditemi se non è la verità. Ve li metto qua. Ovviamente il panna è quello che si vede di meno, vedete? Cioè, questi sono i colori. Bellissimi, veramente bellissimi. Guardate che pigmentazione che hanno. Ed è soltanto una sfumatina così nelle mani, cioè non vedo l'ora di utilizzarli. Allora, a me è piaciuta tutta. Vi devo dire che ero molto tentata di prendere altri pezzi, però mi sono frenata perché ovviamente le cose costano, non è che adesso vi dico i prezzi. Allora, vediamo se ricordo. Allora, la palettina è costata 12,99 euro. Poi il primer, dov'è? Questo, giusto? No, questo è il siero. Dov'è il primer? Ah, il primer è quello per gli occhi. Questo qui è costato 9,99 euro. Poi il blush, che sarebbe questo, 14,99 euro, e il profumo solido, 7,99 euro. Poi ho preso il serum, siero, ho preso il siero a 12,99 euro, con il matte lip stilo, vegan matte lip stilo, a 9,99 euro.
E poi le ultime due cose ho preso il bronzer a 14,99 euro e poi il rossetto liquido, questo qui sempre di Kiko, a 7,99 euro. Questi sono tutti i prezzi dei prodotti. A me è piaciuta tantissimo, pigmentazione era ottima, li ha sbocciati tutti la commessa, io non ho toccato niente sinceramente, però ha fatto tutto lei e sinceramente mi sono piaciuti tutti. Premetto, avrei preso di tutto e di più, ma mi sono limitato ovviamente perché almeno c'erano, se facevate un ordine di spesa di 20 euro, vi davano tipo un buono di 10 euro, quindi con quei soldi aggiungo qualcosina e mi prendo altro. Mi sono piaciuti tantissimo. Belli veramente. Tenterò di approcciare con il fondotinta e il correttore e poi prenderò un altro blush. Sicuro al 100%, questi saranno gli altri acquisti che farò perché mi hanno colpito tantissimo. Per quanto riguarda gli eyeliner, sapete tutti che io sono un po' negata e poi con gli sconti, cioè verrà facilissimo prendere le cose a metà prezzo, tata, e li prendiamo. Comunque, questa mi è piaciuta tantissimo. Il pack è strepitoso. Mi piace anche l'effetto legno. Mi piace anche il mandala che c'è disegnato. Bella, veramente bella. Una bella collezione. Complimenti a Kiko. E devo dire che i prezzi non sono nemmeno tanto alti. Questo lo devo dire. Devo dire una cosa che fondotinta ce n'erano pochissimi. Non mi ricordo se sono 5 o 6, quindi come colorazione siamo negati, proprio scarsi, scarsi, scarsi. E come correttore tre colorazioni, cioè non mi puoi fare tre colorazioni con dei pack così, un'edizione così bella e particolare, non mi puoi fare 5 fondotinte e tre correttori di colori un po' più particolari. Cioè il numero 1, io che sono molto chiara, mi sembrava un po' scura sulla mia pelle. Comunque, a me la collezione è piaciuta. Ditemi qual è il vostro pezzo, cioè il pezzo che vi è piaciuto di più di questa collezione e ditemi se avete acquistato qualcosa e fate video su YouTube. Questa cosa io ci tengo. Se voi fate video su YouTube e avete acquistato questa collezione, scrivetemi un commentino che io verrò a vedere il vostro video. Perché se non ci aiutiamo tra di noi, non lo farà nessuno, credetemi. A me piace tantissimo seguire anche i piccoli, ma piccoli, piccoli, piccoli canali, perché mi piace vedere persone nuove e seguire anche nuovi canali. Quindi io mi vado a struccare il viso sperando che strucco anche la mano. Sì, ok. Per questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!